Nell'episodio precedente, il Brusa, attratto da una televendita, acquista una motoretta Fidoc 1S. Una volta arrivata a casa, la spacchetta e la prova, convincendosi che abbia del potenziale. La convinzione diventa certezza quando, facendo zapping su YouTube, scopre che in Indonesia tali mezzi vengono elaborati e spinti a folli velocità. Il piano è chiaro. Voglio raggiungere e superare i 70 km orari. Nell'episodio attuale. Oggi sono qui a Pinerolo, sono venuto a far vedere il mio nuovo mezzo annunzio, ovvero la Fidoc 1S, che ho nascosto là dietro la Dacia, e voglio vedere come reagisce. Andiamo a chiamarlo. Eccolo. Quindi? Minchia bro, ciao, tutto a posto, tutto a posto. Allora, ti ho portato a vedere il mio nuovo mezzo, che okay. Forse te l'ho solo accennato. Sì. Ma probabilmente non pensavi che no, entrasse in mio possesso. Invece è entrato in mio possesso. Ok. Quindi ti do la telecamera, vado a prenderlo. E vediamo cosa ne pensi. Ok. Sei pronto? Vai! Ma che mi sa che hai sbagliato a inserire la taglia in sta roba qua tu. Ma che taglia hai preso? Una XS? Ma che bella. Cos'è sta roba? Questa roba la elaborerò talmente tanto che supererai 70 km orari. Ma mi fa paura solo a guardarla questa roba qua. Più che altro guarda la piega. Cioè tu sei già per terra. Cioè tocchi, muori. E certo. Ah, ma ci stai poi bene lì sopra. Ma non va avanti. Oh, oh, oh. È una roba bruttissima. Ma no, ma fa paurissima. È instabilissima. Ma è la cosa più instabile che abbia mai provato. Sì. Quindi ti piace? C'era anche da uomo questa. Ti piace? Devo dire sì? No, devi dire quello che pensi realmente. È molto bella. Secondo te riuscirò a fargli raggiungere i 70 km orari? Ma secondo me ci puoi riuscire, però cioè nel senso ci provi solo una volta. Perché non so se riesci a farlo due volte. Cioè, non so se riuscirai a sopravvivere a quello. Quanto fa sta roba qua? Boh, non l'ho ancora provata. Quanto fa con una persona di peso normale? Dovrebbe fare i 25. Molto bella. C'è posto per un altro se ancora vuoi andare ad Aspen. E dove l'hai preso quello? C'era un ragazzino in città, ho fatto con lui uno scambio alla pari. Faccio 70 miglia al gallone con questo bolide. Dai Lloyd, proprio quando penso che non è possibile che tu sia ancora più scemo, te ne vieni fuori con una cosa del genere e ti fai perdonare completamente! Vuoi ancora andarci ad Aspen? Oh sì, altro che... A tutto gas, amico! Ove! Dai, vai ove! Bene, direi che a sto punto andiamo al Brusa Garage a fare le prime modifiche. Ciao Nunzio, ciao.
Ed eccoci qua nel Brusa Garage, in questo secondo episodio di... non lo so, come la chiamiamo la serie? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Io pensavo a Pimp My Fido Kuno S. Fido Kuno S! Ma forse un plagio alla vecchia trasmissione di MTV, non lo so. Comunque in questo episodio andrò a smontare completamente tutti i componenti del mezzo perché sarò oggetto di una rivisitazione totale, quindi un'elaborazione veramente pazzesca. Verrà montato un motore più potente da 3500 watt 72 volt, i freni saranno potenziati con dei freni a 4 pistoncini e magari dei dischi da 180, il sellino per i bambini sparisce, il sellone per gli adulti invece verrà sostituito con uno molto più sportivo. Il manubrio anche verrà sostituito da uno un po' più basso, i parafanghi via, verranno poi anche sostituiti i pneumatici con dei pneumatici più performanti e più larghi da 3.0, questi mi pare che siano da 2.0. E nella parte centrale invece verrà installata una frame bag che conterrà tutte le parti elettroniche, quindi il nuovo controller, la nuova batteria e tutte le componenti elettroniche. Mi piacerebbe anche cambiare il colore, però è un'operazione troppo complessa, quindi penso che rimarrà così, nero, nero totale, lo faccio total black. Bene, a questo punto direi che è giunto il momento di procedere con lo smontaggio e non perderci in ulteriori chiacchiere. Che sorpresa incredibile! Fido Kuno S!
Bene, questo episodio di Pimp My Fido Q1 S si conclude qui con lo smontaggio completo del mezzo. Ora sono in attesa di un grandissimo pacco direttamente dall'Indonesia che contiene tutte le parti per poterlo andare a modificare, pimpare, elaborare e renderlo un mezzo pazzesco. Quindi non perdetevi il prossimo episodio, se non lo siete iscrivetevi al canale, lasciate un like e lasciate anche un commento. Io vi saluto e ciao a tutti, ciao, al prossimo episodio.